Bioelettricità di una batteria da 120 volt ed emette oltre 6 milioni di calorie. Sfruttando contemporaneamente queste due fonti, le macchine si assicurarono a tempo indefinito tutta l'energia di cui avevano bisogno. Ci sono campi, campi sterminati, dove gli esseri umani non nascono, vengono coltivati. Buonasera a tutti, bentornati a questa nuova trasmissione di Post Nebula Live. È un proseguimento di una trasmissione che abbiamo iniziato più o meno una decina di giorni fa, io e Roberto insieme. Ciao Roberto, bentornato tra di noi su questo canale. A questa nuova trasmissione di Post Nebula Ho Live. Ciao, sempre un eco terrificante. Eh beh, perché forse è chiuso, forse c'è un. Un attimo, ecco, si c'era aperto un altro browser in cui stava andando in diretta la stessa trasmissione un saluto a tutti, ciao Marco grazie per l'invito e peggio per voi <ride> questa è più una minaccia che un saluto insomma ma va benissimo sì, così, è rivolta agli spettatori è <ride> credo che gli piaccia essere minacciati da te insomma quindi tutto sommato la gradiscono questa cosa allora noi abbiamo iniziato proprio con, con questa apertura no? dove si vede questa Ectolife, che è un'azienda che chiaramente si sta organizzando per produrre 30.000 bambini l'anno, questo è uno spot pubblicitario che c'è sul web da circa un annetto, quindi si stanno organizzando per fare tutto questo. E chiaramente eh, è un qualche cosa che sicuramente ha anticipato proprio il film Matrix, un film del 99, ci mostrava appunto una realtà che sembra molto attuale. Soprattutto il problema dell'intelligenza artificiale, caro Roberto, che prende il sopravvento e riduce l'uomo ad una semplice batteria no? per il suo sostentamento, quindi si ribaltano un po' le cose. Invece che essere noi a usare la tecnologia, sarà la tecnologia che userà noi. Però questa Ectolife sembra proprio ricalcare il film. È davvero così lontana, secondo te, questa possibilità, Roberto? Eh, purtroppo sembra abbastanza vicina. Dico purtroppo perché chiaramente lo scenario... È particolarmente inquietante perché insomma è il bambino prodotto in serie e tra l'altro dallo spot ho sentito anche che si propongono di eh, rilevare eventuali errori genetici chiaramente non ti dicono che in, nel caso in cui non ti sentiamo più c'è un problema col jack Sempre perché... Ti sento, ti sento adesso. Eh, farà male il contatto. È inquietante, dicevo sì, perché chiaramente visto che hanno menzionato il problema, eh, il fatto che la macchina può, può, può rilevare eventuali problemi genetici, errori genetici, a questo punto non lo hanno detto, ma eh, implica che poi il prodotto difettoso venga eh, scartato e gettato nella spazzatura. quindi Riciclato come mangime per gatti, non so, per qualche cosa del genere. Quindi, eh, quello è l'aspetto. cioè si chiama eugenetica essenzialmente, perché poi non credo che ci vorrà molto finché si aggiunga anche a questo, anche il cosiddetto eh, editing genetico. No? Eh, si vantano ormai di essere in grado di hackerare il codice genetico per migliorare, insomma, quindi si può dire che abbiano copiato dalla fantascienza per. Eh, trasformare in realtà quello che abbiamo visto nei film passati, ecco. Però eh, avremo evidente, eh, probabilmente qualche sorpresa non annunciata. Eh sì, insomma, è, è una bella preoccupazione. Senti, un secondo messaggio che io ho trovato in Matrix che l'ho trovato piuttosto stucchevole, no? è questo principio del salvatore, cioè, ossia io. Neo che è questo eletto no, che è pronto a sacrificare tutto per il bene dell'umanità, come, se, come sempre sembra essere sempre necessario affidarsi, no, spingere l'opinione pubblica ad affidarsi ad un salvatore, a delegare qualcuno che ci tiri fuori dalla merma in cui ci siamo infilati con le nostre gambe. No? Questo non, non lo trovi un po' stucchevole come, come messaggio all'interno del film? Personalmente lo trovo stucchevole, però è commercialmente... È narrativamente comprensibile, visto che purtroppo gli esseri umani, lo abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, cercano sempre i leader: no? cioè c'è questo bisogno del, del leader. Eh, da parte del cittadino che si fa pecora e cerca il pastore da seguire. Cioè, purtroppo, questo è un problema connaturato evidentemente a certi aspetti proprio della nostra natura. Eh, fin dall'epoca dei profeti, dove si aspettava l'arrivo dei profeti, insomma, non è cambiato niente, ora si cercano i nuovi profeti, e a questo punto il sistema può facilmente ehm, controllare le plebi creando. Eh, falsi profeti ad hoc, no? cioè, quindi, questo è un problema che finché non ci evolviamo un pochettino come esseri umani si riproporrà sempre. Quindi, eh, Matrix ripropone idealizzato proprio questo schema. Per quello che riguarda eh, appunto la produzione di bambini, come si è detto, nel film c'è un pretesto che narrativamente non ha nessun senso quello delle batterie eccetera cioè, quindi scientificamente non ha stesso però allegoricamente chiaramente invece ha un senso no? quindi è, 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 diciamo il potere del simbolo è superiore a quello dell'elemento del, dell di trama che è decisamente debolissimo dal punto di vista scientifico mm. e alla luce di quello che succede adesso diventa eh, diciamo ehm, sospettosamente eh, diciamo predittivo eh sì, su questo cioè voglio dire anche perché insomma questi fratelli Wachowski no, sai benissimo che poi sono diventate le sorelle Wachowski quindi hanno avuto questo cambio di sessualità quindi sono anche piuttosto inclini no, a quella fluidità tanto cara alla nuova narrazione ufficiale no? si avevano fatto anche una serie 6 8 8 qualcosa sì lo ricordo eight qualcosa sì, uh -huh. sì non mi ricordo era anche fatta era abbastanza interessante Io ho visto la prima stagione per curiosità però non la seconda che era tutto all'insegna della eh, fluidità totale di genere no? comunque era interessante da un punto di vista narrativo no? a prescindere dal contenuto manipolatorio ideologico no? però narrativamente era interessante Ecco, Alex ci ricorda che era Sense 8 effettivamente era sense 8 sì. sì. Ho seguito le prime tre o quattro puntate. Poi l'ho un po' persa di vista. Non so neanche se c'è stata una seconda serie, sinceramente. Comunque. Sì, c'è stata una seconda, stata una seconda ah. stagione, però quella non l'ho vista. No? Io ho visto la prima, eh, certo. beh, insomma, era originale, ecco, vediamola così. Sì, sì, no, beh, sicuramente come tutti i prodotti che hanno fatto, i fratelli o sorelle Wachowski insomma, sono stati sempre abbastanza originali, no? anche il famoso V per vendetta, insomma tanti altri film che hanno fatto che sicuramente sono diventati dei cult, quindi da questo punto di vista hanno un buon occhio sul futuro. Senti, allora facciamo una cosa, no? visto che abbiamo fatto anche una prima puntata sulla, sulla questione del cinema predittivo, Uh... Ah, ecco, aspetta, ti fermo subito. Diciamo a tutti quelli che vedono questa puntata che c'è stata una, una trasmissione precedente, appunto, che si è eh, incentrata specificamente appunto sullo stesso identico tema e che questo è un seguito visto il successo della prima. Ecco, quindi chiunque non l'abbia vista se la può andare a cercare. Qualsiasi riferimento che noi facessimo è a quella trasmissione, quindi non ripeteremo troppo. Ecco, no. Sì, questo chiaramente insomma vedremo, vedremo anche altri film, altri trailer. Però su un punto era importante tornarci, no? sia per me che per te. Eh, per quanto riguarda alcune precisazioni che innanzitutto io dovevo fare su Ritorno al futuro, perché sono stato corretto, giustamente no? da due o tre commenti che hanno detto: guarda, che forse ha preso un abbaglio, ed effettivamente non è una questione di abbaglio e che. Probabilmente preso dalla situazione, non mi sono neanche reso conto di quello che stavo dicendo in quel momento, perché chiaramente qui sei indaffarato a fare 300 cose. Mi sono andato a rivedere la puntata, ed effettivamente avevo detto una castroneria, eh, quando appunto dicevo che eh, i famosi due pini, no? Del ritorno, a fulu, de, al, di ritorno al futuro, erano diventati uno subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle. In realtà, non è così, no? Eh, alle torri gemelle, sì. Diciamo che all'inizio ce all quel centro commerciale, che si chiama appunto i Due Pini, si chiama così, ma quando poi Marti, e questa è la precisazione che volevo fare, no? scappa dai terroristi, la DeLorean, diciamo così, supera le famose 80 miglia orarie no? e ritorna indietro di 30 anni. Chiaramente a quell'epoca non esisteva neanche il supermercato e quei due alberi erano chiaramente due alberelli e sembra che Marti ne abbia abbattuto uno, no? Quindi è per questo che poi cambia la situazione, ma comunque il messaggio in sostanza non cambiava affatto. Poi so okay, che anche tu volevi replicare ad alcune critiche che erano state fatte in alcuni commenti, no? Sì, tra l'altro, proprio specificamente a questo argomento qua. Eh, ti faccio notare che hai detto all'attentato alle Torri Gemelle, che è un lapsus, perché in realtà parlavi dell'attentato al centro commerciale, no? Però lo specificiamo, però ci ritroviamo un'altra polemica. <ride> diceva, no, perché in effetti molte persone dicevano no, va, osservavano l'errore che avevi fatto, cioè, però. In realtà è completamente irrilevante questo errore perché il fatto che ci fosse un motivo narrativo eh, coerente per quello che è successo non toglie l'elemento di simbologia che io avevo osservato. Si noti che noi abbiamo appena 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 sfiorato <coughs> il tema <coughs> di, questo, di questo film qua. In realtà non abbiamo detto quasi nulla e eh, io avevo eh, ripetutamente sottolineato eh, il fatto che... Eh, era impossibile eh, spiegare appunto tutti i coinvolgimenti e invitavo eh, il, il pubblico a non eh, effettuare giudizi eh, prematuri visti, visto che i dati che noi davamo comunque erano insufficienti noi al massimo eh, dovevamo suscitare curiosità in un pubblico che avrebbe potuto poi approfondire da solo in realtà poi ho visto nei commenti che un sacco di gente era si premurì, eh, era, era più interessata a smentire alcuni dei de, de nostri collegamenti che però in realtà non avevamo motivato per esempio l'episodio eh, che hai citato dei due pini che dopo l'attentato diventano uno e che io avevo eh, menzionato essere con tutta probabilità una simbologia legata al, appunto alle torri gemelle eccetera, chiaramente detta così a zero valore e, e dicevo quindi abbiamo visto che nel, nell'economia della trama ha perfettamente senso, questo non toglie che avesse una variazione simbolica, infatti nel seguito del film, anzi nel secondo episodio che si svolge nel futuro, ci sarà una scena in cui il nesso tra due pini e le due torri viene stabilito da una dissolvenza, quindi è il film stesso che ci suggerisce questa quest associazione tra due entità. Eh, che eh, una delle quali deve rappresentare l'altro. Eh, non so se hai presente, se hai sotto mano una foto per fare vedere uno screenshot per fare vedere, perché sì, eh, ci... sì dovrei averla proprio qui. Allora vediamo un po'. No, aspetta, che se no... dovrei, dovrebbe esserci appunto la scena dei due pini, c'è una scena, no, non è questa. Uh, vediamo quello che ho, che mi hai anche girato tu. Uh, ecco questa, questa, ecco, come questa, prena, questa, qua, questa, questa qua è una scena che, dove sullo schermo televisivo della loro casa nel futuro appaiono due pini che poi si dissolvono nell'altra immagine che hai mostrato poco fa delle due torri. E, se possiamo farla vedere. Ecco eccola questa qua. qua. Vedete le due torri e in primissimo piano si vede. Eh, la testa di una statua della libertà che in una camera da letto è quantomeno una presenza bizzarra e serve a sottolineare l'elemento simbolico di quello che si vede. Quindi, noi qui siamo simbolicamente a New York. Que nel film, questo avviene durante una dissolvenza. Adesso non entriamo nel dettaglio, non raccontiamo tutto il film, non ha nessun senso. Era solo per dire allo spettatore, diciamo. Ehm, più, diciamo, eh, più interessato a, a, a darci del complottista, no? per, per nostra, che c'è un sacco di carne al fuoco e di simboli nascosti, eh, appunto che, di cui non abbiamo trattato, abbiamo dato solo un assaggio per far vedere che i nesti non ce li siamo inventati noi, ecco, sono, eh, sono intessuti nel, nel film stesso. Eh sì, sono d'accordo. Poi tra l'altro tu mi hai mandato anche una serie di immagini, no? oltre a queste che sono questa famosa data, no? ottobre 21 2015. Sì, esatto, perché questo per esempio, per, eh, tanto per mettere ancora un po' di carne al fuoco e semplicemente suggerire al, eh, a chi ci guarda che ci sono molti altri aspetti da esplorare, questa è la data nella quale eh, appunto i protagonisti eh, si, tras, eh, si trasferiscono. Nel futuro, appunto, con la macchina del tempo, ottobre del 2015. Ora, a ottobre del 2015 succedono un sacco di cose nel, nel film, eh, però eh, parallelamente succedono anche delle cose nel mondo reale, cioè quello nostro. Ovvero, nel, a ottobre del 2015 esce un film che si chiama The Walk, eh, un film eh, di cui abbiamo anche una locandina. Sì. Eh, Esatto, eh, un film eh, diretto dallo stesso Robert Zemeckis, eccolo qua, eh, lo stesso Robert Zemeckis che ha diretto il Ritorno al Futuro e questo film The Walk narra del, del, del caso vero di un equilibrista che stese un cavo eh, tra le due torri gemelle e vi camminò sopra negli anni 70. Questo film esce esattamente ad ottobre del 2015, quindi... Nel mondo reale questo succede eh, nello stesso mese in cui nel mondo di Ritorno al Futuro Marty McFly e il, professor, do, e il Doc no, eh, si, tele, si eh, teleportano nel futuro. No? Quindi eh, intrinsecamente si creano di nuovo dei nessi di collegamento tra il mondo reale e il mondo eh, della finzione. Solo che nel mondo reale ci sono le due torri gemelle, e un cavo che le collega così come c'era un cavo che era quello che permetteva a Marchi McFly, eh, incanalando l'energia del fulmine, di eh, teleportarsi nel futuro. Quindi eh, c'è il motivo del cavo che ritorna, eh, però passa dal piano della narrazione della finzione al piano della realtà. Perché questo è un caso vero eh, di una persona vera che è passata davvero dal, da un attore all'altra e sono le vere torri gemelle che poi eh, sappiamo che fino al fatto. Quindi c'è tutta una serie di, eh, di, 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 eh, di commistioni tra appunto il mondo reale e il mondo fan, eh, fittizio e, e peraltro completamente non dichiarate, perché quando è uscito The Walk non è mai stato, ecco qui vediamo, non è mai stato dichiarato essere in collegamento con Ritorno al Futuro. In nessun modo, però qui vediamo due scene ecco, tratte dai due film. A sinistra vediamo il protagonista, appunto, del, di The Walk che cammina eh, sul cavo tra i due eh, grattacieli e a destra vediamo Martin McFly quando ritorna da ottobre 2015, quindi eh, torna esattamente dallo stesso momento in cui si svolge la scena di sinistra, però nel mondo reale e vediamo che è vestito esattamente nello stesso modo ed in effetti assomiglia anche parecchio al pers all'altro personaggio. Queste qui sono essenzialmente due Marty McFly, anche se uno ha un nome diverso. E quindi vediamo di nuovo le simbologie che si intersecano, poi altre cose le abbiamo dette nella puntata precedente, chi sia eh, curioso se la vada a vedere o a rivedere. Direi che più o meno abbiamo detto quello che c'era da dire: non tanto per spiegare nulla, non tanto per eh, dichiarare qualcosa, non tanto per eh, appunto imporre una nostra verità eh, dietrologica, dietro dietro come si dice, eh, ma semplicemente per suscitare curiosità a qualcuno che volesse trovare, appunto, che volesse appunto eh, esplorare appunto, questo interessante dedalo di eh, coincidenze simboliche, che forse coincidenze non sono che poi, eh, insomma questo è lo, il nostro scopo, no? è quello di incuriosire in modo tale che poi ognuno possa andare a fare le proprie ricerche e se andate a cercare a scavare su questo film di simbologie ne troverete e di assonanze con i tempi attuali ne troverete veramente tante quindi insomma eh, fate anche voi stessi un lavoro di ricerca per rendervi conto anzi magari potrete scoprire anche cose che noi non abbiamo neanche visto e quindi anzi se ce le suggerite sarebbe anche interessante poterle condividere allora eh... Diciamo una cosa, no? un altro film che ha preceduto il film Matrix, che secondo me eh, andrebbe sottolineato, perché eh, chiaramente ha avuto una buona capacità no? di previsione del futuro è il famoso film Gattaca, fu girato nel 1997, no? dove c'è un ipotetico futuro eh, dove si può, può, si può nascere esseri umani con un preciso corredo genetico, diciamo così, no? selezionato dai genitori su gruppi di cellule chiaramente embrionali. Tramite questo processo, ovviamente, si possono scegliere e prevedere in anticipo le future caratteristiche anche fisiche, no? estetiche e, e di salute, tra l'altro, dei nascituri, che vengono quindi artificialmente generati senza imperfezioni. Oggi questo è quasi realtà, no? come abbiamo visto anche dal video precedente. Quindi la domanda è: questa voglia di snaturare l'uomo, no? di renderlo un super uomo o magari di implementarlo no? con dei progetti anche? Che vengono suggeriti chiaramente dal uh, transumanesimo, è qualcosa a cui dobbiamo abituarci, secondo te, per i prossimi anni? Beh, se le cose continuano nella stessa direzione, penso proprio di sì. Io poi, tra l'altro, come scrittore di fantascienza, eh, anche se non ne scrivo già da un po', eh, perché gli eventi sono diventati fantascienza se stessi, eh, <ride> devo dire che questo tipo di sviluppo è stato preconizzato da decenni e decenni, cioè già. Già 70 anni fa si discuteva di scenari del genere che però erano collocati in un futuro eh, difficile da quantificare, non si sapeva quando. Ecco. Adesso invece siamo molto vicini. Con l'esempio che abbiamo appena visto appunto della fabbrica di bambini eh, extrauterini, ext coltivati extrauterinamente e con controlli genetici. Siamo veramente ad un passo. Poi anche dall'editing genetico, la correzione di eventuali difetti oppure la progettazione di nuove caratteristiche quindi siamo in pieno gattaca con tutti i risvolti poi etici morali e, e del caso ecco, perché poi gattaca è anche eh, un interessante film appunto ehm, perché eh, non, non sono tutti geneticamente ehm, a prova di bomba ci sono anche quelli che sono nati col metodo naturale, quelli che non sono stati programmati, che sono cittadini di serie B che non hanno diritto a, a, ad accedere ad attività, per esempio quelle dei viaggi inter interplanetari, eccetera, eh, perché è chiaramente inferiore. Poi, chiaramente il film dimostra, cioè trova l'eccezione a questa regola, no? che è la bellezza di questo film qua. Ora, è un film che dovrebbe a questo punto appartenere all'immaginario di, di tutti noi che, che, che adesso ci troveremo a vivere queste cose, perché eh, ci, eh, ci, ci spiega come, come si potrebbe sviluppare appunto questo mondo nel migliore dei casi, perché Gattaga è tutto sommato un ottimo scenario rispetto a sviluppi invece più distopici che non abbiamo fatica eh, ad immaginarci. Ecco, Gattakai è, è un film dove il futuro inquietante è in realtà piuttosto rassicurante, ecco, no? cioè, eh, riesco facilmente a immaginarmi degli sviluppi molto, molto eh, più eh, distopici. No? Quindi eh, è un ottimo inizio diciamo, per iniziare a preoccuparci sul serio. Eh sì, poi tra l'altro guarda, io ho avuto occasione di parlare proprio, c'è cioè, l'attore principale qui che è Itanook, no? ho avuto la possibilità di parlarci personalmente per una questione lavorativa, quindi abbiamo perso un po' di tempo davanti a un buon bicchiere di vino e lui mi raccontava appunto che effettivamente questo è stato un po' il film che in qualche modo no, gli ha cambiato proprio la vita, anche il suo modo, anche la prospettiva che aveva del futuro, quindi era molto interessante anche da un punto di vista eh, interno del film, no? vedere come l'aveva digerito in qualche modo. quindi l'ho trovato sicuramente un qualcosa di interessante. Senti, un altro film che secondo me è particolarmente predittivo, so che tu magari non lo ricordi molto bene, no? ma insomma è stato un film che fece parecchio scalpore all'epoca, anche perché stiamo parlando degli inizi, di, mi sembra che fu l'83 quando uscì questo film, era appunto Videodrom, che era un film di Cronenberg, quindi insomma quando questo regista era ancora a agli esordi e comunque fece degli esordi straordinari. Praticamente lui affronta il tema della uh, mutazione della carne, no? della fusione fra tecnologia e uomo, quindi torniamo di nuovo al transumanesimo, ma non solo, uh, diciamo che anticipa anche quella violenza espressa no? oggi in tanti videogiochi che in qualche modo determinano o condizionano in, uh, con, una, uh, con una formula predittiva psicologica no? che segnerà il resto dell'esistenza poi. Di questi ragazzi. Cosa pensi tu oggi dei videogiochi, visto che spesso diventano film, o viceversa? No? Sono parte di un programma predittivo visto che colpiscono i giovani o soprattutto i giovanissimi. E qui il discorso è complesso. In parte è reso ancora più complesso dal fatto che non conosco molto bene i non, ti, non ti sento più il cavo, funziona adesso? vai eh, problemi di collegamento succede succede non ti sento, sento. pronto 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 com'è ok perfetto speriamo non lo toccare lasciamolo così riposare eh, bisogna comprare un altro cavo e, mh i videogiochi appunto non conosco gli ultimi diciamo gli sviluppi dei videogiochi so per certo che eh, esistono um, diciamo uh, dei programmi di, di propaganda usando i videogiochi e poi certi videogiochi preparano anche nuove leve per eventuali usi eh, militari perché non ricordia ricordiamoci che per esempio quelli che volano fanno volare i droni che senza piloti che poi vanno a uccidere la gente in giro per il mondo, all'epoca di, adesso ne sentiamo parlare molto in, in Ucraina, però è una cosa che prese piede durante la, eh, diciamo, la presidenza americana di Obama, che vinse il Nobel della pace e bombardò con droni eh, non so quante migliaia di persone. Cioè proprio... E i droni erano eh, guidati in remoto da persone che essenzialmente giocavano a un videogioco, solo che quando sparavano moriva qualcuno ecco. ecco questa è una scena di Videodrome sì, qualcosa ricordo eh, l'ho visto veramente tanto tempo fa lo devo eh sì. rivedere eh, diciamo che Cronenberg è certamente un maestro a raccontare nei film anche certe trasformazioni psicologiche che sono poi quelle più interessanti nel modo poi di percepire certe cose anche come mi viene in mente Crash è tratto dal libro di Ballard eh, che racconta del, appunto della sessualizzazione dell'incidente d'automobile, quindi eh, l'eroticizzazione della morte o della, della menomazione o della ferita. No? Quindi eh, è, è, è certamente un regista interessante, eh, interessante in questo aspetto. Eh, Assolutamente quindi, sì. Quindi anche sui videogiochi, evidentemente, è stato. Un pioniere a eh, preconizzare diciamo, certi sviluppi di cui non vi posso parlare perché non mi ricordo il film. Eh, insomma, diciamo che Cronenberg, comunque, con i discorsi eh, al di là del discorso dove lui spesso ha, messo, ha inserito all'interno dei suoi film no, quella eh, tendenza no, sessuale di sessualizzare un po' tutto, anche in questo film eh, c'è molto una perversione sessuale no, nel connubio tra. Eh, Tecnologia è umano, quando ecco si vede questa scena che lui frusta chiaramente la TV e sulla TV appare una ragazza che subisce praticamente quelle, quelle frustrate insomma, eh, no, quelle frustate, scusate. <ride> Quindi chiaramente, insomma, è, è chiaro il riferimento a certi tipi di giochi erotici. C'è sempre stata da parte di Cronenberg. Io lo ritengo forse uno dei più geniali in assoluto. No? Anche l'ultimo film che ha fatto, anche se ha avuto un uh, veramente un un successo proprio limitatissimo perché è stato pochissimo tempo in sala e poi è sparito, è stato anche molto criticato. Invece, secondo me, è, è un ottimo film che andrebbe visto. Sì, sì, l'ho visto l'ultimo è bello anche quello, è, ah. è, è molto interessante. Appunto, sempre puro Cronenberg. Eh sì, eh sì insomma, lo stile suo è inconfondibile, quindi è, è difficile poi confonderlo. Senti, quando parliamo di cinema? o programmazione predittiva no? cinematografica, eh, non posso non pensare anche a un capolavoro assoluto che secondo me è Truman Show, no? che è un film del 98, che predisse esattamente quello che oggi praticamente ci offre la TV se poi vai a vedere, perché tutto sommato è esattamente quello che noi abbiamo in TV. Inoltre questa idea di un mega studio no? che venga, in cui venga ripresa la vita magari di un essere umano sin dalla nascita potrebbe essere anche un'idea da sviluppare per un nuovo format, e se oggi noi trovassimo un format così in televisione forse non ci sarebbe neanche da meravigliarsi no tu che dici? sì l'idea è assolutamente geniale eh, il film tra l'altro a me era piaciuto moltissimo proprio anche da, nel modo in cui è stato fatto la, la recitazione di Jim Carrey la regia la fotografia i ritmi le, la sceneggiatura ci sono un sacco di la recitazione di Christoph, il regista è tutto, è tutto brillante e geniale in questo film qua. Probabilmente è anche il miglior film interpretato da Jim Carrey, che di fatto non fa il buffone, ma è un bel personaggio. Ecco, questo film però è interessante proprio a livello, a livello diciamo, di nuovo di preparazione allegorica a quello che riguarderà tutti, perché nessuno di quelli che guarda questo film pensa di essere Truman. Eh, però in realtà gli viene comunicato la possibilità che lo sia, gli viene comunicata la possibilità che lo sia, e chiaramente chiunque la escluderà. Ecco, no? Quindi c'è un interessante di nuovo messaggio tra le righe. Notiamo anche che, è lo stesso periodo in cui sono stati fatti altri eh, film cruciali per la preparazione, eh, diciamo, del, dell'epoca de, della realtà totalmente artefatta, che possiamo collocare così, se vogliamo, simbolicamente con eh, i fatti dell'11 settembre del 2001 che da quel momento in poi diciamo, eh, partirà per la tangente appunto alla mistificazione nelle rappresentazioni rispetto appunto ai fatti reali e guarda caso quindi c'è Matrix 99 questo cos'era un anno prima no? più o meno quindi è proprio l'epoca in cui vengono date eh, le allegorie preparatorie il Truman Show in questo senso è esemplare è uno dei miei film preferiti, così da un punto di vista, diciamo, di contenuto fantassociologico, ecco, così fantapsicologico. Però è contemporaneamente anche, come detto, un manifesto, ecco, un manifesto eh, che dichiara eh, tutti voi potreste essere Truman, ma non ve lo diciamo, ve lo facciamo intuire e comunque non ci crederete. Però vi abbiamo avvisato. C'è sempre questo elemento di eh, darti la possibilità di capire, ecco, no? perché in effetti è istruttivo vedere un film del genere. Eh, se uno ha l'animo che i detrattori chiamano complottista, che inizia a vedere le possibilità dell'essere anziché no? la banalità delle rappresentazioni, allora <coughs> a quel punto eh, dice: Non sarà mica che, che, che siamo tutti in un grande Truman Show? che poi è più o meno quello che ci stiamo rendendo conto che accade. Tutto quello che accade eh, viene eh, rappresentato a, a noi che siamo un Truman collettivo, per cui eh, crediamo in un mondo completamente diverso da quello reale. Parlo così. Delle, ma, delle masse, non degli individui singoli, chiaramente. No? E' è proprio si, si, sistemico il problema, o, il prevemo, o per, per noi è un problema, per loro è una soluzione, ecco, no? che è quella appunto di parcheggiare in un parco giochi di cinematografico eh, il popolo così che non disturbi il, il, il conducente. Ecco, no? Però è, è bello proprio questo. Questa dichiarazione iniziale, no? ti faccio il film che chiaramente qualcuno potrà dire adesso siete eh, complottisti, siete paranoici, non, non c'è niente di tutto ciò nel film. Lo so che non c'è niente di tutto ciò nel film, questo lo tengo a sottolineare. No? Eh, si colgono però queste. queste, queste questi metamessaggi no? che possono esserci o possono non esserci, però visto che in quel periodo tanti film ne hanno di analoghi, eh, viene il legittimo sospetto che siano esattamente ciò che noi sospettiamo che possano essere. Sì, insomma, effettivamente su quello che ti devo dare perfettamente ragione è che la maggior parte della popolazione si identifica con quelli che stanno al di qua del televisore, no? che stanno guardando il truman show, non si riescono mai a identificare esattamente nel truman show come se fossero loro, no? quei burattini che vengono manovrati. Poi io, insomma, vorrei sottolineare anche il finale del film, che secondo me è straordinario, no? quando gli viene chiesto proprio dal regista di rimanere, dice là fuori non c'è nulla, quindi resta in questa realtà fittizia dopo hai tutto, e lui chiaramente sceglie invece. La libertà che poi insomma viene riportato in Matrix, viene riportato in tante dove la realtà è molto più cruda no? di questa di questa falsità, eh, comunque morbida, comunque leggera, comunque possibile. Esatto, sottolineiamo questo aspetto. È esattamente la stessa eh, allegoria, eh, cioè cambia la forma della ma con lo stesso identico contenuto. In tutti e due i casi, sia in Truman Show che in Matrix viene chiesto al protagonista, che rappresenta noi, rappresenta il cittadino, rappresenta noi tutti, di fare la scelta tra il mondo reale e quello protetto, quello falso. E in Matrix è la pillola rossa e la pillola blu e nel Truman Show è entrare e uscire dallo show. I, i protagonisti di entrambi i film ovviamente eh, compiono la scelta coraggiosa. Eh, il pubblico eh, potrà scegliere nella propria vita, a partire appunto dal 2001, due, anni, due o tre anni dopo questi due film, quale delle due eh, strade intraprendere, perché lì inizierà l'opera di sistematica mistificazione su tutto. No? E noi sappiamo che la maggior parte della gente sceglie la pillola blu oppure sceglie di rimanere all'interno del Truman Show. Sì, sì, o magari anche di ritornarci, no? come succede a uno dei protagonisti di Matrix che piuttosto che vivere quella schifezza di realtà, preferisce vivere una bella finzione. No? Dice, voglio diventare un attore famoso con tanti soldi, sapendo che comunque sei all'interno di una vasca a, a respirare ossigeno da un tubo. Insomma, quindi è, è una scelta comunque difficile, posso anche capirla, perché, insomma, è, è, quando si è radicati in questa società aprire la porta e uscire fuori non è cosa semplice, no, Roberto? Sì, ma in realtà poi c'è una certa sorta di fatalismo no, in questo tipo di scelte, cioè chi, nessuno sceglie nulla in realtà, no? Per la scelta è un'illusione, esiste la capacità, la forza, l'istinto, la natura di, dei singoli individui di andare in una direzione oppure nell'altra. Quindi voglio anche togliere un po' di merito diciamo, a tutti quelli... Noi compresi che magari facciamo una scelta che eh, riteniamo più difficile è semplicemente perché siamo così, cioè non è che eh, nel momento in cui si rompe l'incanto di, di un mondo di illusioni, eh, insomma, c'è gente come hai detto tu, come nel, nell'allegoria di Matrix, che. Fa carte false per ritornare, appunto, nel mondo eh, edulcorato ma falso, ma poi gli altri, insomma, una volta aperti gli occhi, non riescono più a chiudere. Ecco. Comunque, avevo notato io stesso, quando scrissi il libro dell'11 settembre. Prima di scriverlo, quando scoprì come stavano le cose, il mio stesso cervello cercava di cancellare quello che io capivo, no? Ed è per quello che poi io scrissi il libro perché non mi fidavo più neanche della mia stessa mente perché avevo notato questo tentativo di, della mente di tornare all'illusione, no? L'ho combattuta perché, mi, insomma, cioè sono vivo una sola volta, volevo cercare di eh, rimanere nella realtà, ecco perché se l'unica volta che sei vivo poi finisci a. Ad avere allucinazioni per il resto della vita, insomma, allucinazioni che peraltro decide un altro, cioè, eh, decidono dei burattinai, cioè non è neanche le tue allucinazioni personali, no, le allucinazioni standardizzate di massa banali e quasi disneyane, no, cioè, a quel punto. Eh, è uno spreco di vita, no? Quindi eh, va bene. Insomma, adesso potrei continuare a parlare in Stream of Consciousness per due ore. No? Però ci siamo capiti! Ecco, è... Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti una domanda che, però, ti volevo fare: no? Abbiamo visto che a fine anni 90 hanno avuto una grossa spinta a questo genere di film. Uh, Gattacar nel 97, Truman Show nel 98, Matrix nel 99, ma potremmo rincarne anche altri, no? proprio alla fine degli anni 90. Secondo te è perché eravamo alle soglie del 2000 no? e quindi si sentiva un pochino il cambiamento, sai, eh, il cambio del secolo, o perché davvero eh, ci si aspettava qualcosa di nuovo e magari di oscuro all'orizzonte? Beh, c'era anche Strange Days, che però era già degli anni 80, ambientato nel 99. Ecco, Strange Days, che era ambientato nel 99, quindi alla fine del millennio, e era un vecchio film di fantascienza in realtà, perché fatto almeno un decennio prima. Ecco, quello si aspettava un millennio diverso, un però era anche un, un film abbastanza genuino di fantascienza per certi versi. Gli altri invece mi sembrano proprio dei film preparatori, perché quando abbiamo visto appunto Truman Show, Matrix... In effetti sono tutti film che vanno a preparare il terreno semantico no? di quello che poi sarà il tema a venire. No? E quindi mh, faccio fatica a pensare che sia completamente, eh, cioè che l'ispirazione sia solo di natura artistica, no? secondo me, visto che poi sappiamo che i film di Hollywood vengono spesso passati al vaglio del Pentagono. Che, eh, quasi sempre anzi, eh, che poi dà consigli o indirizzi, appunto, eh, indirizzi per, per, la, per la sceneggiatura, a quel punto non mi soffiava. Ricordiamoci che era anche del 1995, mi sembra più o meno, 95-96, Ipotesi, di complotto, conspiracy theory, il film eh, che quello, quello è fantastico. Sì, che introduce proprio la parola conspiracy theory, quindi introduce la figura del complottista, già la, la distrugge eh, da, tratteggiandolo come, come un eh, debole di mente, uno psicopatico, paranoico, cioè, però introduce quella che sarà... La figura centrale dei giorni nostri e in, in generale dei giorni a partire dall'11 settembre 2001: prima nessuno aveva mai sentito parlare dei complottisti, cioè era un fenomeno rarissimo, esotico che risalivano forse all'omicidio Kennedy, quelle cose lì. Però, invece è, è diventata la figura centrale perché serve per definire, se torniamo alla matrice di Matrix e del Truman Show. Quelli che rimangono nel gioco, quelli che rimangono, no scusate, quelli che escono dal gioco, quelli che eh, escono appunto, che prendono la pillola rossa, no? E per diciamo eh, sedare gli altri, quelli che fuggono dalla realtà, eh, esiste la parola magica complottista che designa tutto, cioè leones, no? quando c'è un complottista lì non bisogna andarci perché, eh, perché è pericoloso, è pericoloso ma in realtà il messaggio è che eh, sono malati di mente, sono psicopatici, sono dei fumetti praticamente, la riduzione ad Pippo, cioè siamo tutti come Pippo no? di Topolino. No? <ride> Eh sì, so solo che non è... abbiamo le noccioline. Noi purtroppo è si dice pippum se lo decliniamo correttamente. La di pippum, ecco, manca, manca nel, nell'immaginario: pippum del... pip non suona proprio esattamente <ride> bene, comunque lo sono la perché ci i metà livelli in volontario no? <ride> assolutamente sì. Sentiamo, un'altra domanda che ti volevo fare: no? visto che abbiamo citato questi film, eh... Ma secondo te questi film servivano anche in qualche modo, come dire, ad operare una, una, una sorta di ingegneria sociale di massa? Beh, quello che abbiamo detto sinora in parte è già così, perché chiaramente nel momento in cui ehm, fornisco le allegorie che poi verranno usate è già ingegneria sociale. Ricordiamoci che Matrix, per fare un esempio eclatante, già menzionato di più tutto in varie occasioni fornisce ai dissidenti, cioè quelli che piglieranno la pillola rossa, la, la, il linguaggio della loro dissidenza. Cioè il fatto stesso che noi ora parliamo di pillola rossa, pillola blu, il fatto stesso che noi parliamo di uscire dalla matrice, cioè tutto questo linguaggio lo hanno inventato loro. Cioè loro hanno inventato il linguaggio che poi chi, chi, chi sarà dissidente rispetto alla loro narrativa userà, è assolutamente geniale. Quindi questa è veramente ingegneria sociale perché... Eh, fa in modo, è come se non so, c'è il pastore col gregge e tutti sappiamo che, eh, che eh, ci piace pensarci: io sono la pecora nera del gregge. E eh, ma loro hanno fatto anche il gregge delle pecore nere e li portano nel cioè perché Matrix serve per indirizzare il, pecore, il gregge delle pecore nere sui binari semantici che vogliono loro nella narrazione esatta decisa da loro con, usando il loro parole le loro allegorie eccetera eccetera tanto è vero che noi stessi finiamo paradossalmente di parlare di complottisti che è una parola che hanno inventato loro come arma per zittirci per spegnere la nostra voce ma noi la usiamo un po' come appunto altri eh, diciamo gruppi etnici discriminati usavano l'insulto come elemento diciamo di di orgoglio no e alla fine è poi inevitabile come fenomeno cioè ti costringono a usare eh, l'arma che usano come di te come elemento di diciamo di eh, riconoscibilità all'interno del gruppo è abbastanza affascinante quindi è questa ingegneria sociale poi chiaramente ci sono altri livelli i film di cui abbiamo parlato eh, appunto hanno questo tipo di, eh, di, 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 di finalità poi ce ne sono chiaramente altri che invece sono eh, evidentemente preparatori poi di eh, di di, 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 di eh, Weltanschauungen che saranno necessarie, cioè bisogni del mondo che saranno necessarie a un certo punto. Di questo abbiamo parlato molto anche nella trasmissione precedente sullo stesso tema. Quindi chiunque non l'abbia vista torni indietro e la veda, assolutamente sì. Senti, c'era una, una domanda che ho trovato da Maurizio Lungo, che secondo me era anche interessante, no? siccome lui aveva visto il film, il famoso film Contagion visto che poi insomma subito dopo è successo quello che è successo dopo qualche anno. No? Lui giustamente dice, ma non sarà che magari più che, su, più che predire il futuro, magari lo stanno suggerendo a chi poi lo mette in atto, perché poi magari può sposare quelle idee e dire: beh, questo potrebbe essere, cioè ribaltare un po' la situazione, potrebbe essere un'ipotesi secondo te? Non in questo caso, può esserlo nel caso di Orwell e Huxley, nella misura in cui loro hanno scritto dei libri che volevano ammonire e sono stati presi come lingua, libretti di istruzione. Però non, non, non credo che lo avessero scritto come libretto di istruzione, semplicemente eh, il loro genio è stato sfruttato poi da chi ha voluto eh, attuare in cattiva fede eh, le cose che loro appunto, temevano che avrebbero potuto accadere. In questo, caso, in questo caso, non credo che sia un suggerimento a cose che, che, diciamo, di cose da fare in futuro, perché in realtà la macchina hollywoodista è un tutt'uno pentagono-produttori, cioè c'è un nesso. Eh, un nesso molto eh, solido per cui questi film vengono spesso o commissionati direttamente, diciamo, da certi poteri oppure influenzati in pochi dettagli cruciali. Perché se noi abbiamo citato altre volte il famoso caso del passaporto di Neo che dice che appunto il suo passaporto scade l'11 settembre 2001 questo dato uno dice ah ma allora volete dire che il, i fratelli Bakowski sono dentro questo uh, complotto no cioè, vuol dire che è sufficiente che in revisione dal pentagono qualcuno dove passano tutti i film, eh, arrivi il suggerimento di introdurre due o tre dettagli, ed ecco che i dettagli vengono introdotti all'insaputa stessa dei, dei registi che accettano i consigli. E noi abbiamo un film pieno di riferimenti, indirizzi, tracce, cose nascoste che i, i, i registi e i produttori non sospettavano neanche. La stessa cosa vale per il Ritorno al futuro. uno mi viene a dire: ah, Ma allora volete dire che Robert Zemeggis fa parte della CIA? No, no, non vuol dire niente. cioè. Vuol dire che, di nuovo, in fase di revisione di, delle sceneggiature, qualcuno, una manina, ha introdotto certi dettagli che, agli occhi innocenti, anche del regista, non avevano nessun significato particolare. Poi, retrospettivamente, analizzando, no, salta fuori che ci sono tutti questi nessi. Ci vuole ben poco in realtà per introdurre questi dati, perché ricordiamoci che i film non li fanno i registi, li fanno i produttori. I produttori sono quelli che hanno i regami con il pentagono. Il regista è un professionista che lega insieme tutti quelli che fanno il film. Eh, certo, poi si dice che l'ha fatto il regista, però quello, quello che veramente fa il film è il produttore. Ed è lui che poi passa le sceneggiature eventualmente a chi di dovere nel pentagono per, perché introducano ciò che essi devono introdurre, no? Sì, diciamo che questi produttori e questi registi si sono trovati le risposte che alle domande che poi sarebbero arrivate solo qualche anno dopo, insomma, no? ma certo non, non erano proprio uh, consapevoli di avere in mano queste risposte, probabilmente erano stati dei suggerimenti ricevuti. Si sì, sì, è sempre sì, parlato, ma... non credo, esatto, no? No. dimmi... Sì, sì, no, ma è esatto così, cioè gli artisti coinvolti in questo tipo di prodotti sono in, con tutta probabilità del tutto innocenti, inconsapevoli. Ehm, diciamo pedine di questo tipo di, di dinamiche, sì, sono perfettamente d'accordo. Senti, sempre parlando di cinema predittivo, c'è un B-movie molto particolare che è divenuto proprio un cult, soprattutto nella diciamo così, in chi ascolta, soprattutto chi guarda informazione alternativa. Non sto parlando di Essi Vivono, un film di John Carpenter. Ecco, Essi Vivono è la classica proprio parabola sociopolitica, no? una maschera eh, mascherata, magari una maschera comunque dell'orrore fantascientifico che nasconde poi appunto questa parabola eh, sociopolitica. In un certo senso è anche un po' paragonabile ai film degli zombie, no? perché se vai a vedere è molto molto simile. Eh, è chiaro che il messaggio è talmente lampante in questo film che anche il neofita no? se ne rende conto che c'è sotto qualche cosa c'è un messaggio perché è veramente molto molto diretto. Poi c'è questo fatto della trasmissione pirata, no? che tanto ricorda anche, anche se in un senso magari diverso, un altro film di Carpenter che era l'inquietante frequenza del Signore del Male, che secondo me poi compone una trilogia insieme al Seme della Follia, in cui ha cercato di mandare in questa trilogia una serie di messaggi. Ma secondo te no? sono frutto di una transazione locale negli Stati Uniti, perché magari in quel periodo storico... Passavano da Reagan a Bush, no? quindi c'era anche un problema sociale negli Stati Uniti di eh, tantissima disoccupazione, gente che perdeva il posto, eccetera, eccetera. Sto parlando di Bush eh, senior chiaramente, non junior. Eh? Oppure davvero in qualche modo Carpenter cercava di mostrare già negli anni Ottanta, attraverso un paio di occhiali che rappresentavano un po' il nostro livello di coscienza, quello che sarebbe stato il nostro attuale futuro distopico, Roberto? Ma io ed in quel caso penso che Carpenter abbia onestamente rappresentato non tanto il futuro distopico, ma già il presente distopico, perché era già, cioè, era essenzialmente già il, 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 il mondo in cui siamo noi, anche se embrionale rispetto ad oggi. E il bello di questo film, come tu hai detto, B-movie, cioè un B-movie se lo consideriamo un film di fantascienza, perché come film di fantascienza è... A livelli bassissimi a livello di verosimilianza, eh, però è voluto come, come è fatto, e per il resto invece è un capolavoro. Io ritengo un grandissimo capolavoro questo film. Poi c'è lo stile di Carpenter, che è unico, quindi Carpenter ha fatto un film. Non credo che ci siano delle eh, interferenze appunto di poteri forti in questo film, perché. Eh, Odora di carpenter, carpenter dall'inizio alla fine. Quindi, eh, in particolare è molto affascinante il momento clou del film, il momento più bello del film. È, eh, noi adesso, forse molti spettatori sapranno già di cosa si tratta, ma si tratta di un paio di occhiali che quando, di occhiali alieni, che eh, appunto il protagonista scopre mettendo i quali si vedono le cose che sono anziché come appaiono. Ecco. Quindi di nuovo è lo stesso motivo che eh, poi ritroveremo in seguito appunto nelle mistificazioni di Matrix, eccetera, però questo molto in anticipo e comunque eh, a livello diciamo più strutturale, non di inganno vero e proprio, perché abbiamo visto tu guardi una pubblicità, metti le locali, vedi che scrivo consumo, perché c'è cioè, quindi un messaggio abbastanza... Eh, chiaro e diciamo eh, che no, non nasconde nessun complotto in realtà, nasconde semplicemente uno stato della realtà che noi non riconosciamo come tale. No? Perché vediamo la pubblicità e crediamo veramente, magari che usando un certo prodotto, poi le donne eh, ti, ti vengono a <ride> dire. Cioè, tutte queste servingane che sono tutte delle truffe, e quindi eh, questo ti rivela delle truffe di quel tipo lì soprattutto. E, però l'elemento eh, brillante, eh, più, il momento clou di tutto il film è quando il protagonista cerca di condividere con il suo miglior amico, almeno con quello che c'ha lì vicino, il, eh, appunto il privilegio di vedere la realtà costringendolo, costringendolo a, 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 a mettersi gli occhiali. Quello lì rifiuta di mettersi gli occhiali. Ecco, in questo fatto, che è un fatto clou, noi vediamo la rappresentazione simbolica di quello che a noi è capitato in questi anni, appunto di pandemenza e di altre questioni, quando abbiamo cercato di spiegare la natura eh, ingannatrice e menzognera di alcuni fatti che venivano raccontati e trovavamo dei muri di gomma di persone che eh, non ne volevano sapere, non volevano che, quando, quando gli chiedevi qualcosa si tappavano le orecchie, dicevano bla, bla 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 bla, pur di non sentire, oppure gli entrava probabilmente da un orecchio per uscire dall'altro, no, sospet eh, suscitando sospetto di una testa vuota, e, e in generale appunto il, il rifiuto a voler vedere certe cose perché è troppo destabilizzante. Ebbene, in questo film, questa scena... Eh, c'è cioè appunto questa scena in cui il protagonista cerca di, eh, di condividere gli occhiali che permettono di vedere la verità con l'altro è bellissima perché l'altro si oppone allora inizia una scazzottata in perfetto stile da film americano solo che di solito le scazzottate hanno una durata fisiologica limitata 8 eh, minuti durò quella scazzottata 8 minuti di scazzottata dove peraltro non c'è tutto il kung fu, le cose le porcherie, i balletti che fanno oggi, perché oggi non, è, non sono neanche più scazzottate, no? fanno dei balletti, un po' come in Bollywood, fanno i balletti, da noi fanno i balletti che fanno finta di picchiarsi e non riesce a prenderli sul serio, eh? balletti di pseudo kung fu. Lì è una vera scazzottata in stile western, con questi qui, che si continuano a dare dei cazzotti per otto minuti. Ora questa cosa, questa, eh, questa esagerazione, di solito un minuto sarebbe già troppo, otto, e è proprio perché quello è il momento clou perché tu puoi andare avanti tutta la vita a cercare di costringere eh, una persona che è vicino a un amico, un parente a vedere le cose con le lenti giuste e, e la persona resisterà per sempre. Virtualmente la scazzottata può durare anni e anni nel mondo reale, chiaramente, nel momento in cui poi gli occhiali gli vengono messi a forza e lui è costretto a vedere, cambia tutto. E a quel punto non può più eh, unseat, come dicono gli inglesi, cioè smettere di avere visto, no? certe espressioni vengono meglio in altre lingue. Ecco, quindi quello è il momento clou, diciamo. Però io non credo che lì ci sia nulla di manipolatorio o preparatorio, lì ci vedo invece, diciamo, un certo genio di Carpenter che comunque è un autore molto particolare e, diciamo non inquadrabile in, eh, in certi stereotipi appunto hollywoodisti e che appunto fatto, ha, ha voluto fare un, un film eh, eh, di denuncia suona malissimo metteteci voi le parole che preferite ma <ride> no, poi insomma volutamente scelto come b movie no tra l'altro lui era anche lo sceneggiatore ma si era messo sotto pseudonimo proprio perché non voleva risultare neanche come sceneggiatore del film. Se tu ah, dovessi scegliere lo sapevi, è cosa... eh, eh. così, lui si mise con un cognome che adesso neanche ricordo. Insomma, infatti, c'era questo cognome tra gli sceneggiatori, ma in realtà era lui, poi dopo lui l'ha confermato. E questo, dovessi... questo mi fa piacere, mi fa piacere perché, in effetti, il film è, vo... è come ho detto, la, la, la storia per essere una storia di fantascienza è bruttissima. È proprio bellissimo il film, ma come storia di fantascienza non ha nessun senso. Quindi. Eh, capisco il fatto che abbia voluto nascondere eh, appunto questa sua parte eh sì, eh sì, ma se dovessi scegliere un film di John Carpenter tra quelli che ha fatto che ti ha colpito particolarmente quale sceglieresti? Beh, ce n'è uno che magari è, questo è abbastanza unico però insomma vabbè il famoso film, quello di Fuga da New York chiaramente è uno è, è uno dei diciamo, delle pietre miliari anche della diciamo de, della mia crescita no? perché eh, sono cose che vidi da ragazzino e quelle cose ti rimangono dentro però anche quello lì eh, a chinatown grande guaio a chinatown grosso guaio a chinatown esatto grosso guaio a chinatown è completamente surreale insomma è, è folle no? per certi versi quindi eh, questi sarebbero un po quelli che sono i miei preferiti anche perché sono quelli che mi ricordo in questo momento. <ride> e questa la dice tutta, insomma. Sì, vabbè, qui ho fatto, scusatemi, picco, devo citare, ho parafrasato una risposta che una volta uno dei miei scrittori preferiti, Shackley, che era anche un amico, disse eh, a una persona che gli intervistava qual è il personaggio preferito eh, de, di tutti i suoi libri, che lui ne ha scritti tantissimi. e Lui ha detto... Eh, Mar Marvin Minsky perché è l'unico di cui mi ricordo il nome. <ride> ora, eh? <ride> sì, no, chiaramente, quando hai il vuoto mentale, quello che ti viene per primo è il tuo preferito. Questo è automatico. Senti un altro film che io ho sempre definito kafkiano. No? È stato prodotto tra l'altro un anno prima di Matrix, quindi fa parte sempre di quel corollario di film eh, che si affacciavano al 2000. Con una tonalità, una tonalità molto più scura, molto più. Dark, tant'è vero che il film si chiama Dark City dove si trova un'umanità che è totalmente soggetta ad una realtà che si rivela essere chiaramente il frutto di un inganno no? e anche qui c'è una sorta, chiamiamola di caverna di Platone no? dove il protagonista, che poi tra l'altro si chiama Mardok e non credo che sia un nome scelto a caso tenta di scappare appunto da questa, da questa città caverna di Platone no? per conoscere il vero volto del mondo e magari poterlo anche condividere con gli altri Qui però la missione rimane aperta eh, anche a diverse riflessioni, secondo me, no? anche contrastanti, perché la realtà che propone, anche se ha smascherato l'inganno, insomma, anche se sembra eh, essere riuscito nel suo intento, sembra altrettanto prestarsi anche a dei dubbi. Cioè, sembra un riflesso un po' della nostra società, intesa proprio come riflesso allo specchio, cioè un'immagine eh, capovolta: no? dove scopriamo che, ad esempio, Uh, veniamo turbati no, dagli inganni politici oppure dal, dai soprusi dei, pro, dei poteri trasversali, ma poi in realtà, quando noi abbiamo un picco, una piccola posizione di potere, magari già che siamo un piccolo imprenditore, attuiamo le stesse tecniche, gli stessi inganni che poi smascheriamo eh, ne, ne, nelle grandi entità che possono essere appunto questi poteri trasversali o politici. Sì, beh, Dark City eh, diciamo che lo ritengo la versione migliore di Matrix perché viene prima di Matrix e non è detto che non sia stato copiato anche per certi versi eh. dagli autori di Matrix perché ci sono alcuni temi che ritornano Però, anche l'abbigliamento no anche sì, l'abbigliamento esatto. molto simile sì diciamo che ci trovo diciamo ci trovo più onestà eh, cioè, eh, intellettuale in Dark City perché Matrix eh, contiene, a mio avviso, troppi elementi, proprio come abbiamo detto, Hollywoodisti, quindi di manipolazione consapevole. Cioè, secondo me, quello lì è proprio un film dove è stata militarizzata la sociologia per appunto creare queste, eh, queste, queste allegorie necessarie per la narrazione, per, diciamo la narrazione del dissenso. Dei decenni a venire. Ancora adesso ne parliamo, stiamo parlando di, di 25 anni fa 25 anni fa, un film di 25 anni fa, che è, rimane il leitmotiv, appunto, eh, nei nostri discorsi dissidenti. Invece, Dark City, in questo senso, è stato ignorato, è stato eclissato poi anche da Matrix, quando in realtà eh, è, la vera, è, la, è, è il vero film, in qualche misura. È un film più sincero, secondo me, in quel senso. Lì è un film di vera fantascienza e poi di quella fantascienza un po' dickiana, se vogliamo, no? che eh, consiste appunto nello scoprire che esistono degli, dei livelli di realtà eh, ulteriori rispetto al, a, a quelli di facciata. Ricordiamoci che Philip Dick, che era un grandissimo scrittore di fantascienza, aveva questo come motivo ricorrente nei suoi romanzi, nelle sue storie, e che era evidentemente anche una delle successioni in termini proprio di percezione del mondo reale chiaramente se sentiva il bisogno di rappresentatori nei suoi romanzi e poi questi qui questi romanzi sono stati presi appunto da hollywood in parte in buona fede probabilmente per i primi racconti anche un blade runner chiaramente non ci vedo ne, nessun elemento di manipolazione o in cattiva fede a un capolavoro e basta e però eh, in Blade Runner è molto bello il ribaltamento tra il buono e il cattivo che si, è, che, che si consuma lentamente nel corso del film, dove eh, chi, chi sembrava buono poi non sei più così sicuro alla fine viceversa. Però ehm, ci sono poi eh, non so, gli altri film tipo Total Recall con Schwarzenegger di nuovo eh, che eh, mescola i cioè, livelli di realtà. Non, cioè, eh, questo aspetto e, e in per certi versi come detto senza elementi di manipolazione particolare no? però poi da un certo momento in poi questo elemento appunto soprattutto da Matrix in poi eh, questo tipo di tema è stato usato poi eh, con secondo me una certa cattiva fede ecco, no? non per motivi eh, solamente artistici sì, poi diciamo insomma che sicuramente eh, Ridley Scott quando ha girato Blade Runner è stato un po' uno spartiacque anche, no? nel senso che prima di lui la fantascienza era fatta in un certo modo, dopo no? anche questa questa idea del, del vedere sempre tutto buio, piove sempre, no? tutto molto scuro, invece in genere la fantascienza ci mostrava, ci mostrava sempre un futuro roseo, no? di, di, dove magari poi succedeva qualcosa di strano, però era tutto bello, c'era un sacco di gnocca, <ride> era tutto fantastico. No? Eh, qui... Gnocca in costume, gnocca in costume, <ride> cioè, come i costumi illuminescenti alla, alla Barbarella oppure i famosi anni, i film anni 70 insomma che ci mostravano proprio questo, mentre invece proprio Blade Runner ha fatto proprio un, un cambio epocale, da lì poi è partito un filone no? su un futuro molto più distopico, quindi eh, era interessante anche questo secondo me di quel film, perché l'unica scena in cui si vede il sole è alla fine, quando lui con la, con la nave, no? dopo aver ucciso Rukterhauer, Riesce a, a vedere il sole, insomma, si riesce a vedere per la prima volta il sole. Sì, ma quella scena non appartiene al film, quella scena è stato un innesto successivo nella prima versione. Ah. del Esatto, è, è, un, è, una, è, una, è una truffa del produttore perché il film eh, ci sono due versioni di Blade Runner, il eh, director Cut che è venuto in seguito chiaramente, poi la versione commerciale eh, iniziale, eh, con grandissime differenze. Eh, Piccola digressione rispetto al nostro tema odierno. Eh, nella prima versione c'è la voce eh, narrativa di, eh, del protagonista, appunto, il, il cacciatore di Androidi eh, per cui noi sentiamo la sua introspezione, quello che lui pensa. Ma questo non c'era nel film originale, è stato introdotto in seguito, su volontà del produttore perché se no per renderlo più commerciale, se no, la gente non capiva cosa succedeva. Invece, nel Directo Scat, questo manca. E quindi, ehm, ma mancando l'introspezione, tu non sai che cosa pensi quella persona o quella macchina. Per cui, eh, eh, e poi sono state tagliate anche delle scene che, nel, nella direzione eh, appunto, il sogno dell'unicorno, un sacco di altri elementi che, eh, nella versione commerciale, non si capiva poi. Perché mancavano delle scene, ma soprattutto il lieto fine, perché nella versione commerciale c'è il lieto fine che tu hai detto con il sole, la macchina, eccetera. Ma quella scena in realtà è una scena del film Shining, no? girata da Stanley Kubrick, che eh, praticamente eh, l'ha prestata a Ridley Scott, o forse sai, pre prestiti tra, tra produttori, perché eh, volevano un lieto fine, non c'era il lieto fine. E allora hanno preso la scena da un altro film per, ehm, per diciamo costruirgli addosso un lieto fine che non esisteva. Nel director scatto non c'è nessun lieto fine, e questo e non, non è lo, lo sapevo fine. proprio. Non lo sapevo non, non ero nessuno... a conoscenza, eh, sì, sì, sì. molto interessante. Senti, hai parlato proprio di Stanley Kubrick. No? Eh, forse è il regista più geniale in assoluto no? che ha spornato eh, gli Stati Uniti d'America. Lui ha fatto una serie di film, eh, ogni film aveva una tematica differente. Ha no? fatto dal film horror al film di fantascienza al film d'attualità, eccetera, eccetera. Però sempre un cinema di denuncia, fatto anche di colori, fatto anche di una fotografia straordinaria, no? in alcuni casi. Secondo te, Kubrick era veramente quel personaggio che a un certo punto è diventato magari anche scomodo, no? per cui insomma a un certo punto è stato anche un po' tagliato fuori con questa morte improvvisa. Facciamo un Beh, po' di complottismo. Facciamo un po' di complottismo. Sì, la morte di, di, di Kubrick è lievemente eh, sospetta visto mm. il tema del film di cui si stava occupando e che per inciso non ha finito di montare, per cui l'hanno poi finito di montare altri e probabilmente l'avesse montato Kubrick sarebbe stato più incisivo, ecco. nonostante il film eh, sia bello, però se l'avesse fatto Kubrick sarebbe stato probabilmente tutt'altra cosa, cioè, se l'avesse completato. Eh, beh, chiaramente quando un, un regista muore nel, nell'atto di un fare il film, il sospetto deve venire non fosse altro che eh, per il fatto che la morte non di solito non coglie gli esseri umani al culmine delle loro attività, cioè c'è una sorta di, a meno che non ti caschi una tegola sulla testa, vabbè chiaro, però la morte naturale di solito avviene eh, non, non, non avviene nel momento di massima attività, ecco, soprattutto creativa. Eh, quindi quando uno sta per terminare un'opera è raro che... Eh, il corpo decida di smettere di funzionare, perché poi insomma, eh, adesso non voglio sparire troppo mistico. Comunque, poi ci sono degli altri elementi no, di indiscrezioni che ho sentito da, da personaggi a lui vicini, no, per cui eh, altri invece eh, non sono della stessa opinione. Quindi, lo dico per, per par condicio: bilanciare, no? certo lanciare, no? Esatto, no? Quindi non, non dico chi, non dico cosa, però diciamo che questo tende ad aumentare un po' i miei sospetti. D'altra parte, eh, parlare nel modo in cui ha fatto lui, del tipo di argomenti in cui ha fatto lui in quel film lì, non è esattamente una di quelle cose che se esiste quel livello di realtà di cui lui parla nel film. Non è quel tipo di eh, cose che ti allungano la vita, anche perché nello stesso film vediamo che ci sono delle persone che perdono la vita eh, in questo tipo di dinamica, no? in questo tipo di società. No? Quindi proprio per coerenza con il tema esposto non mi stupirei che... Eh, però non lo sapremo mai. Ecco, no? Quindi, eh, questo è il problema. Che, quello non lo sapremo mai. Cioè, diciamo che bisogna mantenere una... Eh, diciamo una, una sana sospensione del giudizio su cose su cui non possiamo essere certi. Sospensione del giudizio, ricordiamolo sempre no, a tutti i, gli, gli aspiranti De Bunker e, e Cagnara Varia, eh, vale in entrambe le direzioni. Quando noi prima, parlando del eh, ritorno al futuro, abbiamo detto ci sono un sacco di elementi interessanti che sottendono a a simbologie eccetera noi diciamo comunque il tema è non eh, non giungete a conclusioni affrettate la sospensione del giudizio ma anche nel campo opposto cioè nel fatto che non, non diciamo credete alle cose che vi diciamo però il tema è non escludetele a priori ugualmente no? Cioè lo scetticismo deve sempre valere eh, in entrambe le direzioni è giusto essere scettici di fronte a diciamo un Teoria complottista, mettiamo così, eh, metto sempre tra eh, virgolette perché è il linguaggio del nemico, quindi quando lo uso lo devo virgolettare, però siate anche eh, eh, sospettosi uguali nei confronti della narrazione dominante, quindi, eh, perché altrimenti siete dei picoroni. Sì, no, anche perché, insomma, sai, si è fatto tanto complottismo quando si è parlato della morte del figlio di Bruce Lee no? mentre girava il corvo che sparò questo colpo che lo prese veramente. Insomma, lì ci fu tutto un, una sorta di complottismo che saltò fuori. no? Su Kubrick, che chiaramente ha fatto la storia del cinema con film eh, Arancia Meccanica 2001: Odissea Nello Spazio, ma lo stesso full metal jacket. no? Quando parla, di perché, insomma, ha toccato tutte tematiche differenti. Non aveva un suo filone specifico. Lui ha toccato tutte le tematiche del cinema. E in ogni film ha fatto un capolavoro, anche se poi sono stati pochi, purtroppo, no? Però non I se ne è mai parlato. Anche Shining, chiaramente Shining, è, vabbè, Shining, Shining Forse è il capolavoro assoluto, forse non lo so. Guarda, neanche, neanche saprei dirtelo. Perché sinceramente non riesco a fare. È difficile scegliere, ti dico la verità. Non... Eh sì, ognuno di loro, ognuno di loro vive, vive, vive di luce propria in modo quasi assoluto. Insomma, 2001 del ah. stiamo nello spazio, è una cosa tipo... Eh, ragazzi. Ma pure guardare. Io insomma io ho due film amo sul Vietnam. No? Uno è di Brian De Palma che è appunto vittime di guerra, e l'altro è appunto quello di Stanley Kubrick, che li ho trovati veri, crudi, reali, no? che ti sbattono in faccia, insomma, ti, le butella ti si rintorcono perché è normale no? in questa situazione te la fanno sentire addosso la guerra. Quindi è, sono sensazioni, chiaramente sono due maestri del cinema e ci sono riusciti. Tra l'altro era lo stesso protagonista quello di Brian De Palma del, di Ritorno al futuro, no? stiamo parlando sempre dello stesso personaggio che tra l'altro lì è straordinario, lui in quella parte che fa, quindi c'è anche Sean Penn, fantastico, insomma, che riesce a interpretare un malvagio in maniera incredibile. Però insomma, sono, aspetti, sono sfaccettature della guerra che si, secondo me hanno dato veramente una visione reale delle cose come stavano in quel momento eppure insomma non se n'è mai parlato di Kubrick quando è morto, ed è morto proprio mentre stava girando appunto il film di cui ti volevo parlare, che era appunto Eyes Wide Shut, no? che conosciamo, penso, penso che l'avrai visto più volte anche tu, no, questo film? Sì, sì, l'ho visto più volte anch'io, sì, sì. Eh, anch'io ogni tanto devo tornare a vederlo, questa è proprio la chiara allegoria, no? della società moderna in cui... Eh, vengono diciamo così, no, analizzate le parti più oscure, l'ipocrisia, la, la, la corruzione della mente, anche del corpo stesso, no? anche qui la sessualità ha, diventa proprio merce di scambio, no? sembra essere ehm, l'apparente soluzione magari per un problema di coppia, invece diventa proprio l'inizio del precipizio dove poi si trovano marito e moglie, che poi erano marito e moglie nella realtà, anche questa scelta di Kubrick avrà sicuramente uno specifico. Eyes Wise Shout è uno simbolo, no? anche nel titolo dice proprio occhi spalancati chiusi. È proprio, sì, sì. Si riferisce proprio alle persone che spesso sono ingenue, sprovvedute, no? che si rifiutano di vedere qualcosa un po' come quando parlavi tu prima degli occhiali in essi vivono. È... Esatto, tu tieni gli occhi tutti aperti così e non vedi niente quindi, cioè, però mentalmente sono chiusi. No? Quindi è proprio la perfetta allegoria della società moderna, no? Eh sì, insomma anche questi modelli imposti no? che ti fanno sentire un animale all'interno di una specie di, 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 di gabbia sociale, no? costretta a compiacere che ha comunque la, la moralità borghese, l'ipocrisia, la, la, la discriminazione. No? Però insomma direi che guardando quel film siamo proprio davanti a ciò che oggi socialmente stiamo vivendo, non credi Roberto? Sì, in effetti sì, però in quel caso non lo chiamerei predittivo, nel senso lo descrittivo, perché mm. evidentemente quelle, quello esisteva già allora. Diciamo che adesso sia un po' più diffusa la consapevolezza che esiste, anche perché poi ci sono state delle manifestazioni esplicite, non so, parlo dell'inaugurazione, eh, lo spettacolo per l'inaugurazione del tunnel del San Gottardo, no? cioè tutta una serie di, eh, ormai alcuni di questi spettacoli che magari in IOSAT erano nascosti e, e segreti, ormai vengono fatti quasi eh, sfacciatamente in manifestazioni pubbliche eh, travestite da qualcosa di... Eh, fashionable, no? cioè perché <ride> è di, è di, mo, non so, di moda suona male, no? comunque qualcosa di figo, no? cioè di, però in realtà sono tutti pieni di simbologie molto inquietanti che avvenissero una sola volta, si può dire, c'è cioè il coreografo eh, bizzarro, ma visto che li ritroviamo eh, in tante occasioni diverse e c'è sempre il leitmotiv eh, che ritorna. A questo punto, difficile credere che sia una coincidenza. Ricordiamo il video di Madonna eh, poco prima della pandemia, dove c'erano tutte quelle maschere da gas, eccetera, che aveva di nuovo una serie di eh, simbologie abbastanza inequivocabili. Oppure il video, eh, mi sembra, dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Londra, dove c'era il balletto. Uh, ai, ai, su, con i malati d'ospedale che è una cosa assolutamente assurda cioè, in, in un'olimpiade un fai un balletto non aveva, sì, non aveva senso cioè proprio razionalmente che senso ha anche simbolicamente in una festa che è eh, la celebrazione della sanità dello sport, dell'efficienza fisica fare un, uh, un balletto sulla malattia all'ospedale eccetera che però Adesso non mi ricordo i dettagli, ma c'erano un sacco di richiami poi a quel regime appunto di eh, militarizzazione della sanità che abbiamo visto negli anni scorsi. No, quindi, no poi hanno scelto che... sempre questi palcoscenici giganti, no? perché erano Olimpiadi, oppure per le presentazioni dell'apertura di un mondiale, no? oppure, come dicevi tu, al Gottardo. Quindi stiamo parlando sempre di manifestazioni che venivano viste in tutto il mondo, no? come se fossero state proprio scelte per mostrare determinati messaggi. Sì, perché appunto, come ho detto, se, fa, se accadesse una volta e basta è un, è un coreografo bizzarro, ma quando accade sistematicamente in queste manifestazioni importanti, in questi spettacoli importanti, eh, insomma, è, è molto, non solo è lecito immaginare che ci sia un fil rouge che collega queste, queste, questi, questi spettacoli, ma. Eh, che chiaramente bisogna essere veramente ciechi a non vedere questo tipo di cose. Ed è esattamente il tema del film di Kubrick: no? c'è cioè, tutta una serie di cose che deve avere gli occhi della mente chiusi quando hai gli occhi aperti per non vedere certi livelli eh, sovrastrutturali del potere, eh, che peraltro si mettono anche in bella mostra per, per, entro certi limiti. Eh sì, sono perfettamente d'accordo. Che dirti, caro Roberto, abbiamo fatto un'ora e un quarto, credo che insomma, abbiamo fatto una bella panoramica di film e credo che l'abbiamo analizzato più di uno in maniera, certo, abbastanza superficiale, più che altro per incuriosire le persone, perché poi magari c'è quello che si incuriosisce su un, certo, su un certo film e chi si incuriosisce su un altro magari potrà fare approfondimenti. Noi qua facciamo soltanto delle panoramiche. Poi magari però dovremmo trovare il modo di eh, concentrarci proprio su un film e farci un'intera puntata, magari su un, e, e vederne tutti gli aspetti, no? Perché poi ci sono quei film che vanno analizzati. Se parliamo di Kubrick, chiaramente scegliamo un film di Kubrick, possiamo fare la trasmissione di tre ore, secondo me, perché solo su un film di Kubrick si può parlare tranquillamente per tre ore eh, analizzando scena per scena. Qui stiamo facendo più che altro una panoramica per dare la possibilità a più persone insomma, di approfondire determinati discorsi. Grazie sì, infinite, anche, Roberto. Dimmi. Sì, anche perché, appunto, come detto, noi appunto, osserviamo i film e, e, e deduciamo delle cose che però non, non devono venire prese come verità podittiche no? che, eh, che, eh, che sono così e basta. No? Sono degli spunti di riflessione. Ecco, no? È importante... Mantenere sempre bilanciato eh, il lato estrapolativo della propria mente con quello invece più conservatore. No? Perché se uno si sbilancia da una parte e poi inizia a fantasticare in direzioni di non senso e dall'altra, eh, insomma, diventa eh, un pillola blu. Un certo. un blu no, poi, poi diciamo di una film. cosa: le mie sono opinioni di chi ama il cinema, anche un certo tipo di cinema. La tua, più che un'opinione, insomma, è una critica cinematografica perché Wikipedia ha detto che tu sei un critico cinematografico, quindi insomma ha tutt'altro peso quello che dici tu, confronta a quello che dico io che è semplicemente un, un giudizio di un appassionato. No? Allora, Wikipedia mente spudoratamente sempre, <ride> spesso, volentieri, e in questo caso ha mentito di nuovo perché qualcuno deve averlo scritto, non so chi, e poi diventa una profetia autoverante perché la gente mi consulta ah. come... E il critico cinematografico che non sono ma poi finisce che eh, finisco per credere di esserlo anch'io comunque lo smentisco recisamente <ride> grazie infinite roberto grazie veramente di cuore sì, adesso eh, aspetto di vedere che Wikipedia mi, 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 eh, mi, mi scopra anche una grande porno star, no? perché così a questo punto parliamo di altre cose no per scherzo beh, eh, te, te l'auguro in qualche modo insomma dai te l'auguro cioè pornostar e pornostarno non si sa mai da che parte eh, capito poi con sta fluidità rischi pure qualche eh. cosina qualche sorpresa grazie davvero di cuore Roberto ci rivediamo bene, molto presto. Sì. Sì. Quest'ultima battuta mi ricorda una battutaccia di un filmaccio con Jerry Calà, dove poi scopre che partecipando a un film porno era dalla parte sbagliata, del... Eh, vabbè, ci siamo capiti. Va bene, allora, no, per dire. <ride> <ride> film per film, per... E chiudiamo in bruttezza, ecco. No? Ma sì, anche con una sana risata, ma perché no? Grazie davvero di cuore, Roberto. Grazie a te, un saluto a tutti. E Alla prossima, prossima, perché tanto ci vediamo sicuramente. Grazie veramente a tutti voi, siete stati tantissimi, grazie veramente di cuore e sicuramente con Roberto ci rincontreremo quanto prima. Buonanotte a tutti.